Ciao a tutti, sono Matteo Gemmini e sono uno dei rappresentanti del Liceo Gioberti. Ciao a tutti, sono Giorgia Benacquista e sono una dei rappresentanti del Liceo Gioberti. Io faccio parte del mio indirizzo linguistico e qui possiamo scegliere una lingua tra lo spagnolo e il tedesco con inglese e francese che sono obbligatorie. Per il francese abbiamo l'opzione in più che è l'ESABAC, che è lo studio di storia in francese. Bonjour à tous, je suis une étudiante française venue passer un an en Italie afin d'apprendre la langue et de découvrir la culture. Ici les élèves apprennent tous le français, ils peuvent aussi passer à la fois l'examen italien et l'examen français, ça s'appelle l'ESABAC. Oltre al linguistico c'è scienze umane, che divise in tradizionali e economico-sociali. Io appartengo all'indirizzo economico-sociali, che è caratterizzato da molte ore di diritto, scienze umane che tratta più la parte economico-sociale e lingue moderne. Io frequento l'indirizzo scienze umane tradizionale. Nel mio settore studiamo per tutti e cinque gli anni il latino. I primi tre anni sono di grammatica, mentre gli ultimi due sono di letteratura. Per quanto riguarda scienze umane, noi studiamo tutte e quattro le materie di questa scienza: pedagogia, psicologia, antropologia e sociologia. Ci occupiamo per lo più dello studio della mente, dai processi cognitivi dei bambini fino a quando diventano adulti. Adesso vi porterò con me a conoscere la scuola. Questa è la nostra palestra dove vengono svolte le varie attività sportive. Questo è il laboratorio dove avvengono esperimenti scientifici e lezioni di scienze naturali. Questa è la biblioteca dove possiamo recarci qui per prendere il libro e studiare. Das ist unsere Bibliothek. Hier haben wir vier Bücher und können wir Freizeit verbringen. Hi everyone, this is our school. Here we can study languages like Italian, English, French, Spanish and German. This is our school auditorium. Buenos días, nosotros somos Alex y Sara y estamos en la clase del CIRAF. Esta es nuestra escuela y aquí podemos encontrar la residencia y las oficinas a las que nos dirigimos para cualquier problema. Questa è una delle aule multimediali. Another one busted us, hey hey! Another one busted us, hey!